2-2 tra Clitoride e gli uomini di Capitan Attina, la squadra di calciotto. Grandissimo gol poc'anzi di Pagano dalla lunga distanza. Nani nulla ha potuto, nonostante si stia ben comportando in questo inizio di gara. Andrà al calcio di punizione la squadra di calciotto. La palla tagliata in mezzo, la presa sicura del portiere. Ancora si sviluppa a destra l'azione del Clitoride con Matrecano in fascia destra. Avviciniamoci alla partita. Si procederà con la rimessa laterale per la squadra di calciotto. Anzi, per il Clitoride. Ancora Napoleone in fascia destra. Cerca un compagno che si inserisce in avanti. Ce la fa girare vicino per il compagno di reparto. Ancora una finta pericolosissima al limite dell'area. Ce la defata pronto. Ancora Matrecano in fascia destra. Attaccato dal numero 14 della squadra di calciotto. Ancora il numero sulla linea del fallo laterale. Sarà rimessa dagli arancioni, dice il signor Nicolella. Ancora palla in profondità. Cercare Iamundo. Prova il sombrero. La spazzata, ma riuscita. C'è Tavassi al limite dell'area. Potrebbe cercare il cross in mezzo per il compagno di Iamundo. Ecco il cross in mezzo, deviato. Nani faceva comunque buona guardia. Ripartirà con la rimessa dal fondo per la squadra di calciotto. Lungo rinvio di Nani a cercare Tavassi in avanti. Non può arrivarci il numero 33 degli arancioni. Nulla di fatto dunque. Sarà rimessa laterale. Ancora spazzata la fase difensiva a cercare Iamundo. Cerca lo stop. Il primo non riesce, il secondo un po' di meno. C'è Nani in presa sicura che prova a fare ripartire su con un lungo rilancio. Nessuno ci arriva. Sarà rimessa laterale per la squadra di calciotto. Ancora palla avanti per Napoleone. Palla centrale per Pagano, l'autore del gol del 2-2. Prova a cercare Matrecano in fascia destra, ma la palla viene intercettata. Ancora palla in profondità per il sinistro dell'attaccante della squadra di calciotto. C'è il fallo segnalato dal signor Nicolella. Si partirà con un calcio di punizione nell'area di rigore. Seguiamo quest'ultima azione prima di interrompere il nostro collegamento. Il lungo rilancio. Cercare Iamundo che viene anticipato. Della possa ripartire la squadra di calciotto. Bellissimo dribbling. Palla schiacciata. 2-2 tra squadra di calciotto e Clitoride. Chiudiamo qui il nostro collegamento. Siamo con Defate e Iamundo, migliore in campo della partita fra Clitoride e squadra di calciotto. Ciro, partiamo con te. Commento sulla partita. È stata una bella partita, siamo andati subito in vantaggio, poi loro sono riusciti a ribaltare il punteggio. Secondo tempo abbiamo provato, abbiamo prima pareggiato, poi abbiamo provato a vincere, non ci siamo riusciti. Il portiere è molto bravo, la squadra comunque vale. Parlo veloce. Una doppietta che abbiamo portato subito la squadra in vantaggio. Poi cosa è mancato per vincere questa partita? Mancata un po' di fortuna, il portiere ha fatto grandissime parate. È uno scandalo che questo tipo è fare il migliore in campo della squadra nostra. E la squadra come mi acclama. Va benissimo, grazie.